Prendiamo una patata abbastanza grande, la mia è circa 300 grammi, la sbucciamo. Una volta sbucciata, do una sciacquata e ora prendiamo il nostro attrezzo. Per questa ricetta io utilizzerò uno spiralizzatore, magari avete già visto questo attrezzo nei negozi casalinghi o ce l'avete già. Se ce l'avete, siete a posto. Se non ce l'avete, non preoccupatevi, potete comunque fare questa ricetta utilizzando un qualsiasi altro tagliaverdure o un piccolo spiralizzatore che avete in casa, perché in questo modo otterremo la tipica forma della spirale e le nostre patate saranno una delizia. Ragazzi, questo è l'attrezzo che si usa per fare gli spaghetti di zucchine. Esatto, o di qualsiasi altro tipo di verdura. Quindi sistemiamo la patata qui al centro, la fissiamo bene. Cosa fondamentale, mi raccomando, fissate anche il vostro attrezzo bene al tavolo. Ok, così non si muove mentre creiamo le nostre spirali. E guardate un po' come escono. Wow! E gli spaghetti? Esatto. Ad un certo punto le spezziamo perché sennò poi diventano veramente lunghissime. E a questo punto condiamo le nostre patate. Aggiungo un filo d'olio d'oliva. Poi qui ho un mix di spezie buonissime: origano, rosmarino, aglio, cipolla e pepe, quindi aggiungo anche quello. Poi aggiungo anche una spolverata di paprika, che con le patate sta benissimo, e un pizzico di sale. E ora diamo una bella mescolata. E ora cuociamo le nostre patatine in friggitrice ad aria. Quindi mettiamo tutto nel cestello. Distribuiamo bene le patate e poi comunque a metà cottura le giro. E ora li cuocio a 200 gradi per 12 minuti. A dopo. Le nostre patatine sono pronte, mamma mia ragazzi, io ho dato un'occhiata e sono spettacolari. Prima di farvele vedere però mettete un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci perché stiamo preparando tante ma tante sorprese per voi. Nel frattempo prepariamo la nostra salsa, quindi prendo un cetriolo e lo sbuccio. Quel temperino lì di Anna è la nostra salvezza. Ma È vero, guarda, mi trovo veramente più bene. che altro è affilatissima la lama, non l'abbiamo mai neanche affilata noi, proprio è. Non stiamo facendo pubblicità, No, ma anche perché che semplicemente. pubblicità fare al Non temperino? sono, infatti non mi ricordo neanche dove l'ho preso, se ce l'hanno Ce l'hanno regalato. regalato, mi sa. Ecco, tu hai una memoria migliore della mia. E ora gratto giù il cetriolo sui fori più piccoli. Una volta grattugiato, strizziamo il cetriolo. E adesso aggiungo 2 cucchiai abbondanti di yogurt di soia al naturale, mi raccomando, quindi senza zuccheri aggiunti. Mescoliamo. Aggiungo anche un pizzico di sale e se volete potete anche aggiungere dell'aglio in polvere. Io non ce l'ho questa volta, quindi la preparo così, semplice. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Wow, Diana! Wow, Diana! senti? Sono croccanti? Wow, Vediamo un po'. proviamo subito. Una. No, vabbè, No, ragazzi! vabbè. Queste dovete farle! Testiamo la croccantezza. Come Wow, sono? wow. Wow! Cioè, mi sa che queste non bastano, sono tutte mie. Come sono tutte tue, ehi?